Hanno capito, diciamo, la disavventura o l'hanno vissuta? No, no, l'hanno vissuta come loro stanno adesso facendo un attimo di protagonismo da eroi, che va Certo. bene così, che la vivono così come favola, È e certo. a me sta bene così. Non mi sta bene se vengano raccontate cose che non sono esatte, né Certo. che sono stata, mi dicono che sono stata dimessa, l'ho lasciata nudi, l'ho lasciata spogliati, l'ho lasciata sulla neve, cioè mi sono trovata invece in un posto come qua, dove sono ragazzo ubriaco, dove ci sono persone che hanno un'umanità, ma Vero. forse non mi aspettavo che ci fosse fuori questo schifo mostruoso che si sta creando, di un'umanità, di una gentilezza, di una prezzo d'animo. Mi Quando avrà dispiace perché pensavo fosse una situazione così tranquilla, perché stavo qua in questa oasi di di umanità, pace, ma sì. veramente di gente vera, vera, e che sapevo che i miei bambini stavano bene, quindi era tutto sereno e sicuro, che io non pensavo neanche di dover affrontare la E stampa. quando non li trovavano per quelle 6 ore, insomma, che cosa hai pensato? All'inferno, io guardi, neanche mi sono fatta dare un tranquillante perché volevo essere lucida al 100%, perché fino a quando non li trovavano, proprio il pensiero soltanto di non essere in me al 100%, non mollavo, non c'era verso. Guardi, io volevo firmare la dimissione, dopo chiedere a tutti i medici qua per uscire, mi volevo togliere la flebo perché non ce la facevo più, Ci credo. non era possibile perché queste persone che sono andate a cercarle erano talmente tante, talmente esperte della zona, che era impossibile che per una profana come me era stato così semplice. Non era possibile, no? Allora ho pensato agli animali, l'hanno rapiti, ho pensato di tutto, Certo. però io non ho incontrato né una persona né un animale.